Ringrazio molto di questa opportunità. E vorrei partire dal metodo che il Centro Studi Livatino e Mauro Ronco, Alfredo Mantovano stanno seguendo da un po' di anni, ed è quello del rigore intellettuale, l'apertura verso i problemi dell'attualità e il dialogo. Il dialogo partendo da posizioni che si ritiene siano fondate, anche andando a scavare nelle categorie giuridiche, nella storia, nei dogmi di certe tradizioni che a noi giuristi sono sempre un po' i pilastri del sapere legato poi al dato legislativo. Ecco, questo è un metodo desueto oggi. Oggi assistiamo piuttosto a volumi, volumetti, c'è una sovrapproduzione che è spesso legata a opinioni, a soggettivismi, poco fondate dal punto di vista del metodo proprio dei saperi. E il fatto che il professor Ronco, che è dentro un sapere importante, che quasi rasenta la filosofia come il diritto penale, riesce a incardinare dentro quei dogmi di quel sapere dei lavori che hanno poi all'interno anche una pluralità di commentatori, anche legati a saperi diversi, questo è un bel esempio, ma tuttavia tutti tendono verso questo rigore. Ecco, questo ritengo che sia il miglior contributo che oggi i giuristi possono dare al dibattito pubblico, perché l'altra strada, quella legata più alla persuasione, all'argomentazione, un po' alla retorica, anche alle capacità oratorie, sono sempre strade effimere che poi a un certo punto finiscono perché c'è sempre qualcuno più bravo di te nel riuscire ad argomentare esattamente il contrario delle tue tesi. Qui invece è difficile disarticolare dei ragionamenti, perché non sono ragionamenti ad effetto, ma sono ragionamenti che hanno un livello di approfondimento che dall'altra parte lo studio, un po' come con Papa Benedetto. Con Papa Benedetto era difficile, ed è tuttora difficile per gli intellettuali che anche non la pensano come lui, entrare in contrasto. È più facile entrare in dialogo se si sta però sullo stesso livello. Se non si sta su quel livello c'è poco da fare, è anche inutile, si fa in qualche modo brutta figura. Allora, questo è il connotato di questo lavoro, che è un lavoro, devo dire, particolarmente affascinante per chi, io sono un civilista, quindi per me ho sempre visto queste categorie in una dimensione un po' plastica. Diritto civile, diritto privato è legato ai patrimoni, è legato in qualche modo all'interpretazione, è legato anche a una continua metamorfosi degli istituti giuridici che si vanno a plasmare, ad adattare su quelli che sono i fenomeni sociali. E il diritto penale è più complicato da questo punto di vista, è più difficile riuscire a plasmare i fenomeni sociali, sono viceversa i fenomeni sociali che vanno letti all'interno di un sistema. E allora io qui davvero ho trovato delle pagine estremamente interessanti, lo avete affrontato, il tema: perché devo avere cura verso me stesso e devo avere cura verso gli altri? Perché invece se io decido, ecco, di interrompere la mia esistenza non posso avere quella libertà giuridificata? Qui non è in gioco la categoria della libertà, è in gioco la categoria del diritto, e cioè di quando lo Stato, l'autorità pubblica, assiste quella libertà offrendo un presidio, uno strumento giuridico. E questo è il tema, non è la libertà. Libertà è sacrosanta, nessuno la può toccare, ma è quando l'ordinamento appresta degli strumenti per fare in modo che quella libertà diventi cogente verso se stessi e verso gli altri. E qui che c'è un tema che è difficile da spiegare, bisogna veramente andare in profondità, che se siamo tutti uguali è perché il valore del bene giuridico, essere umano, è identico, sia che lo incarno io sia che lo incarna l'altro. Se così non fosse, fossero su posizioni diverse, non sarebbe più un bene giuridico legato a un'eguaglianza sostanziale tra tutti i consociati. È proprio così. È difficile spiegare l'indisponibilità, perché è un tema che oggi non funziona appunto mediaticamente, no? Diritti indisponibili, ma come diritti indisponibili?
Se è un diritto, io ne dispongo. In realtà il diritto indisponibile, e qui i civilisti lo sanno bene, non significa che non se ne può disporre, significa che non si può vendere, non si può trasmettere, non si può dare a un altro soggetto, non ci si può spossessare e consentire l'esercizio ad un soggetto terzo. Questa è l'indisponibilità, non che io non lo possa esercitare, ma che non lo possa spogliare e darlo a un altro soggetto, perché a quel punto il mio bene retrocede e diventa un minus rispetto al bene essere umano. Questi passaggi, che non sono facilissimi da spiegare, qui trovano proprio la radice, in fondo, anche dell'eguaglianza tra i consociati. Perché è evidente che se quella mia libertà diventa diritto di autodeterminazione assoluta a tal punto che possa discrezionalmente decidere di troncare, di spezzare quel bene giuridico, inevitabilmente metto a repentaglio tutti i beni giuridici dell'umanità, e cioè tutte le vite umane, perché se, o sono diversi e quindi io valgo meno degli altri, oppure se sono uguali questa regola varrà esattamente come gli altri. E qui poi c'è tutta la ricostruzione storica anche di tutte quelle patologie, aberrazioni del diritto, fino ad arrivare a delle deformazioni che hanno portato anche a una differenziazione tra gli esseri umani nella maniera più spietata assoluta, come durante e prima del secondo conflitto mondiale. E un altro passaggio che devo dire suscita un particolare interesse è il tema della proporzionalità, il tema della proporzionalità della cura. Perché è vero, abbiamo fatto una legge, hanno fatto i parlamentari una legge, la 219, che a un certo punto lì dentro c'è un vulnus importante. Il vulnus importante è quando, semplifico, l'idratazione e l'alimentazione diventa, tra virgolette, appunto disponibile, e cioè quella legge si può discutere, se ne può parlare, però poi a un certo punto, quando si arriva a delle forme di sostentamento vitale e queste vengono trattate come se fossero delle terapie, dei medicinali in buona sostanza, e quindi si aggancia quel rifiuto alle terapie, anche il rifiuto all'acqua e all'alimentazione, inevitabilmente ecco che quel bene giuridico personale si relativizza, perché tu stai rinunciando effettivamente alla tua vita, perché rinunciare all'acqua o all'alimentazione significa rinunciare alla vita. E allora in quel passaggio, e molti l'hanno qualificata come un'eutanasia passiva se non addirittura attiva, è comunque una forma che ha dato il là, con molta onestà intellettuale, alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale, in una logica importante, ha detto: ma se tu consenti di poter morire con questo sfinimento dell'annientamento dei presidi di sostentamento, e vabbè, ma dagli una chance di interromperlo prima, perché devi logorarlo? Eppure qui ci sono dei passaggi molto interessanti anche da questo punto di vista. Quello che sembra un logorio degli ultimi istanti della propria vita è invece strettamente legato proprio a questo bene giuridico, e cioè nella fragilità estrema quel bene giuridico rimane lo stesso, non muta, e proprio perché non muta è anche diverso il tema di una rinunzia e a un accudimento rispetto al tema invece dell'interruzione brutale di quell'esistenza. E quindi, sebbene la Corte abbia in una sua logica portato alle estreme conseguenze quello che la legge 219 già prevedeva, quel salto logico è tuttavia la motivazione per cui oggi occorre impedire che l'ordinanza della Corte entri dentro la legge 219. E cioè l'idea che si possa considerare in un rapporto di alleanza medico-paziente, anche nel momento più strenuo di questo abbandono, dove però il medico rimane sempre vicino, a quel salto di qualità che invece il medico, chi per lui, i medici sono rifiutati a fare questo, possa invece somministrare il farmaco letale e interrompere definitivamente l'esistenza umana. Ed è importante quello che noi sappiamo. Perché in Europa solo alcuni paesi del nord Europa la accolgono? Perché la Francia non ce l'ha? Perché la Germania non ce l'ha la legge? Perché la Spagna non ce l'ha? Perché noi tutto d'un tratto, nel giro di 24 mesi, dobbiamo, da un paese che non prevedeva una legge sul fine vita, scavalcare gli ordinamenti che sono più simili ai nostri, aprendo a ciò che non è previsto neanche in quegli ordinamenti?
I francesi in questo sono molto attenti, lì c'è un rifiuto in qualche modo di tutto quello che riguarda anche l'idratazione, l'alimentazione. Il caso che abbiamo davanti Lambert è abbastanza eclatante e vedremo come va a finire, ma perché lì si vuole in qualche modo tornare a un intento, potremmo dire, un po' naturalistico, e cioè dire la vita umana a un certo punto con la tecnologia può essere allungata, la rifiutiamo quella tecnologia e lasciamo che il decorso abbia. Poi discuteremo se è tecnologia anche quel presidio di sostentamento. E dicono con grande coerenza, diventa tecnologia anche l'eutanasia, perché anticipare la morte significa che ha inserito un elemento artificiale nel decorso naturale di quelle esistenze. E nella loro radicalità i francesi lo rifiutano questo concetto. E quindi per loro, sia in un senso sia nell'altro, non ci può essere in quel sistema la possibilità appunto di somministrare un farmaco letale. Perché letale? Perché significa in questo senso far entrare dentro un espediente che non consente invece di avere quel decorso. Guardate che questo significa che lì un'ordinanza come quella della Corte Costituzionale sarebbe immediatamente stata rispedita al mittente, e allora verrebbe da dire. Ma allora l'ordinamento francese, quello tedesco, quello spagnolo sono anticostituzionali? Cioè adesso nell'Europa della Costituzione, dove tutti abbiamo dei principi capisaldi, lo stigma che sta dando la Corte Costituzionale al Parlamento italiano nel non aver previsto e che ora dovrà prevedere invece questa forma, diciamo, di suicidio assistito, è perché contrasterebbe evidentemente con principi della nostra Carta Costituzionale, ma che invece negli ordinamenti a noi vicini, che hanno fior di carte costituzionali, è pacifico che non contrastano. Questo è un elemento importantissimo, interessante, perché altrimenti l'Italia, da fanalino di coda, dipende poi da punti di vista, di questo progressismo nei diritti, a un certo punto fa un salto mortale in avanti e diventa invece, si avvicina al Belgio, all'Olanda, al Lussemburgo, dove invece ci sono già... Com'è possibile? Com'è possibile che si arriva a tanto in quell'ordinanza? E questo è un tema importante, perché il titolo, il diritto di essere uccisi verso la morte del diritto, e beh, vuole dire questo, perché la morte del diritto, intesa in questo senso, non è la morte di un convitato indifferente, ma è la morte dell'umanità, è la morte delle regole sociali, è la morte della relazionalità, è la morte di tutto quello che si è costruito nei decenni, anche nella Carta Costituzionale, secondo il principio di solidarietà. Qui ci sono altri passaggi, gli autori sono presenti, quindi per non fare, poi sono anche amici. Il tema della solidarietà, che forse invece è l'argomento forse più facile anche da divulgare nel dibattito pubblico, che quando interviene il diritto e arma una libertà, quella libertà armata è insidiosa anche per chi ne è titolare. È un po' come il porto d'armi, è insidioso non solo per gli altri ma anche per se stessi, e purtroppo lo sappiamo da tanti tragici eventi che ci sono per chi ha questa possibilità in più rispetto agli altri consociati. E cioè armare la libertà affidando ad essa anche l'esercizio di un diritto che in quanto diritto non può essere ostacolato, implica che muore l'altra libertà dell'altro consociato, che non può più esercitarla in una dinamica relazionale che è la nostra vita. La nostra vita è fatta di incontri tra libertà. È la cosa più bella che abbiamo nella nostra Carta Costituzionale, che si chiama solidarietà, perché quando le due libertà si incontrano, la libertà che è l'intento di aiutare l'altro, ed è una libertà, e può diventare anche un dovere civile, diventa solidarietà. Ma se si blocca quella possibilità di esercizio dell'altra libertà, si sta bloccando il principio di solidarietà e l'ordinamento muore, il diritto muore, muore la Carta Costituzionale. Questo è qualcosa di eclatante nel nostro scenario costituzionale. Cioè significa che noi in questo momento, se davvero facessimo entrare questa autodeterminazione tale che può arrivare a certe condizioni e davanti a certe fragilità e patologie, anche al chiedere
all'altro consociato un aiuto per porre fine alla propria esistenza. L'altro consociato, che alla fine può essere anche lo Stato a un certo punto, se non ci fossero consociati che vogliono aiutarlo, perché questo significa, l'altro consociato non ha nessuna libertà di porre in essere la sua umanità, non può farlo. Si trova davanti una barriera perché le conseguenze anche giuridiche sono pesantissime perché significa conculcare l'esercizio di un diritto altrui, diritto. E quindi con tutte le conseguenze del caso, arrivando anche a delle responsabilità penali, perché è evidente che se qualcuno impedisce ad altri di esercitare quel diritto, sta violando non una libertà ma un diritto. E il diritto poi ha tutte le sue conseguenze quanto a sanzioni. Quindi siamo davanti oggi a un passaggio cruciale. E tra l'altro il rigore di questo volume non cede alla tempestività. Non credo siano molti i volumi che sono usciti dopo l'ordinanza della Corte Costituzionale, perché qui dentro si commenta l'ordinanza della Corte Costituzionale e si prefigurano gli scenari. Insomma, parliamo di una manciata di mesi fa, non di tanto tempo fa. E allora qui il tema diventa anche molto interessante. Il Centro Studi Livatino, Mauro lo sa, ci sono altre organizzazioni di bravi giuristi. E noi ne facevamo parte, io ancora, e lui da un po' di tempo ha partecipato a quest'altra realtà. E qui è decisivo il passaggio del riuscire a fare proposte. Cioè non si può rimanere chiusi in un angolo e fare soltanto dibattiti per addetti ai lavori. È necessario che con linguaggio, con la comunicazione, affrontate il tema in tutto il suo rigore, poi si esca con delle proposte. Adesso la proposta è complicata, perché la proposta che ci sta chiedendo la Corte significa modificare l'articolo 580 del Codice Penale. Prima risposta, non facciamo nulla, la Corte provvede e lo modifica, ovviamente. Lo modifichiamo solo nei limiti di un rendere un po' più attenuate alcune sanzioni, e quindi quando ci troviamo davanti a delle vicende tipo quelle di quei due persone graziate dal capo dello Stato recentemente, allora lì la pena si può attenuare. Oppure addirittura lo rendiamo con una sanzione amministrativa, quindi una sorta di depenalizzazione. Qui entriamo già in una zona. Oppure addirittura entriamo nella legge 219. Che sarebbe la berata. Questi sono gli scenari che hanno davanti, intanto i giuristi perché cercano di spiegarli e poi i parlamentari. Qui a un certo punto bisognerà prendere posizione e si potrà anche prendere una posizione diversificata, e cioè mantenere intatta una visione che in fondo nel libro dice sono beni che hanno tutti lo stesso valore. E poi entrare all'interno della fatica del parlamentare, e qui ce ne sono presenti alcuni, per trovare quei passaggi che non incidono sul sistema, trovando delle leggere diversificazioni che possano dire stiamo trattando situazioni che sono differenze senza però depenalizzarle. Questo è fondamentale, perché nel momento in cui invece si esce dalla norma penale non crolla uno o due episodi, ma crolla tutto il sistema. Questo vuole dire il libro. Non si può uscire da quella norma penale, perché la norma penale non appartiene al singolo consociato, non appartiene a ciascuno, è garanzia di tutta la collettività. E perché sia garanzia di tutta la collettività, anche il singolo deve fare la sua battaglia perché venga mantenuta intatta. Ultimo profilo di assoluto interesse, e qui viene detto molto bene. Si arriva a questi punti, anche Eugenio in fondo l'ha detto, quando sono mancati i presidi iniziali, a dire, anche l'ultimo caso della ragazza che a un certo punto si è abbandonata. Lei scrive nella lettera, ma io però avevo provato a interloquire con le istituzioni sanitarie e lì non ha trovato risposte. Questo è un passaggio cruciale, perché è evidente che potremo fare tutte le battaglie più belle del mondo, ma se non funziona tutta la parte in qualche modo preventiva, quando però si è già nella patologia, quindi è una prevenzione all'abbandono, che significa
E qui c'è Paola Binetti, tutto il tema della palliazione, le cure, tutto il lavoro faticosissimo che si sta facendo adesso. È quello di dare una strada che possa dare delle risposte. Se quelle risposte non le ha, e beh, bisogna fare anche un po' di autocritica, perché se quelle risposte non vengono date al singolo paziente ed è disperato, nonostante intorno possa avere qualche cordone di solidarietà umana, ma l'amministrazione, il sistema sanitario non ha dato quelle risposte, qui non dico che si ha sulla coscienza anche l'esito, però bisogna farsi un bel esame di coscienza a livello istituzionale. Perché è difficile che si trovino persone che pervicacemente vogliono abbandonarsi, sono ovviamente indotte nelle loro fragilità dell'assenza di risposte da parte della comunità, comunità istituzionale, amministrativa, sociale, familiare. Quando manca, ecco che si arriva verso quell'esito. E quindi l'antidoto poi è tutta questa fase preliminare, in un mondo perfetto che non esiste. Se ci fosse tutta questa parte invece ben collaudata e ben funzionante, l'Italia da questo punto di vista è comunque esemplare rispetto ad altri paesi europei, certamente si attenuano questi casi. Oh, del resto chi lavora nelle corsie d'ospedale è raro che ci sia l'istanza verso il fine vita, è molto più presente l'istanza alla continuazione della cura o della terapia, percentualmente di gran lunga. Poi ci sono dei casi un po' mediatici che fanno un po' assurgere questi in qualche modo paladini di questa libertà che vuole che sia giuridificata a emblema di un'autodeterminazione. Ed è su quelli che uno da un lato deve fare un po' i conti anche con la capacità del legislatore di non essere emotivo e nel caso specifico di corrispondere alla richiesta della Corte Costituzionale, ma non nei termini della Corte Costituzionale, perché qui c'è ancora la libertà di un Parlamento che alla pari e forse anche un pezzetto sopra la Corte Costituzionale e quindi ha la possibilità di rispondere perché è doveroso rispondere e quindi prendere posizione e dare, ma non è detto che debba assecondare pienamente quello schema. Dopodiché sarà la Corte nella sua libertà, qui c'è il Presidente Mirabelli che con la sua esperienza potrà anche dire qualcosa a riguardo, che potrà a questo punto ritenere conforme o non conforme alla sua ordinanza. Però questo credo sia un punto importante che ci offre anche questo volume, che davvero saluto con tanta attenzione, da parte mia e tanti amici giuristi di Scienze e Vita, che facciamo tante cose anche al Centro Studi di Livatino, e anche per la cara amicizia che ho con Mauro Ronco. Vi ringrazio.